Give me a parachute. Ciao a tutti ragazzi, sono Gente, ben ritrovati qui sul mio canale. Siamo tornati qui con la FIFA Challenge, signori. Dopo la squadra più veloce, dopo la squadra più lenta, dopo la squadra più forte, non potevo non fare la squadra dei miei figliocci, signori. Ma più che figliocci, dei miei fratelli. Oggi, signori, è il turno della squadra più alta di FIFA 15. Mi raccomando, tanti mi piace per supportare ancora questa serie e consigliatemi qui sotto la prossima FIFA Challenge da fare. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere la squadra più alta di FIFA e partiamo subito col portiere. Portiere, signori, Money, Jason Money, alto la bellezza di 2,04 metri. Big Money. Questo qui è conosciuto come miglior aggiustatore di lampadine ai lampioni delle villette, capito? Che quelli, i lampioni sono alti quasi 3 metri. Lui va lì tranquillo, senza scaletta, togli la lampadina, bam, e mette l'altra. Incredibile. Primo difensore centrale, signori, Dan Burn, 2,01 metri del Fulham. Secondo difensore centrale, signori, c'è il ritorno di Ba, che oltre a essere il difensore, uno dei difensori più forti di FIFA 15, è anche uno dei giocatori più alti di FIFA. Alto 2 metri, ritorno di Abdul Ba, l'uomo invisibile. Terzino destro, signori, Dimitri Cavaré, 1,95 metri ed è lento come la muerte. Alla faccia di un predestinato vincitore del pallone d'oro, ma è una pippa clamorosa. Terzino sinistro, signori, Hussein Shuaish. Lui, signori, alto 1,95 metri anche lui come il terzino destro e difensore centrale, ma l'ho messo terzino sinistro. Kebab senza cibola, signori, Shuaish. Primo dei tre centrocampisti, signori, Dominic Pitz, CDC, 1,96 metri di ignoranza e di barba rossa. Questo qui, a differenza del portiere, viene chiamato specialmente per aggiustare i condizionatori alle case. Senza scaletta anche lui, tranquillo tranquillo, smonta i filtri. È un genio, è un tuttofare. E anche 4 di piede debole, incredibile. Secondo centrocampista centrale, ma in questo caso attaccante, ma non ci sono centrocampisti in questo ruolo alti. Meyer, signori, 1,96 metri. Gioca nella Bundesliga, nel Francoforte. Questo qui è anche tozzo, se non sbaglio. E anche un bel giocatorino, niente male, diciamo. Comunque un 78 di overall, 83 di tiro. Mamma mia. Terzo e ultimo centrocampista, signori, Iborra, non confondiamo. 1,95 metri di ignoranza. Basta che ci troviamo contro uno che sta facendo la FIFA Challenge con la squadra più bassa, io giuro che crepo per terra male. COC, signori, lui insieme al portiere, il giocatore più alto di FIFA 15, Aroy, signori. Brutto quanto un calzino sporco. Brutto quanto un calzino sporco. Vabbè, ci può stare, né? Questo qui, Dexter, se non sbaglio, gli fece il bomber per caso ed è qualcosa di imbarazzante. Questo qui è il Gesù norvegese. Primo dei due attaccanti, signori, Traoré, che non è quella pipa che giocava nel Milan, eh. 2,03 metri, signori, è piotta anche una meraviglia, 77 per essere 2,03 metri, minchia. E infine, signori, non poteva mancare il nostro Peter Crouch, signori, 2,01 metri, che è brutto. Cioè, quando vedo le foto su Facebook con la ragazza, io dico, ma perché? In che mondo viviamo? Cioè, sto qui, sta insieme a quel... Cioè, guardate la differenza tra lui e la ragazza e scoppiate a ridere, guardate. Questa qui, signori, è la squadra più alta di FIFA 15, io... Quando vedo Balli, difensore centrale, io rido. Perché non si vede niente, si vedono solo gli occhi. Cioè, se mettete la carta IF di Ba, ti prego, vi prego, fate la carta IF di Ba, vi prego. Quindi, signori, noi con questa squadra, con i miei fratelli, signori, poi dovrei esserci io come allenatore, che sono alto 1,96 metri. E la mia dote, ragazzi, per chi non la sa, è di prendere le cose più immaginabili, più inimmaginabili, alte sui mobili. Tipo, mia madre mi chiede di prendere il bicchiere lì in fondo, il detersivo,
capito? Ciao mamma. Quindi andiamo subito a trovarci la partita di oggi, signori. Speriamo di non trovare gente troppo... Eccolo qui, signori, il nostro avversario di oggi, 74, 100 d'intesa. Noi invece abbiamo un bellissimo 34 d'intesa. Cia. Tanto. Ma ne record breaker. Mata Sif. C'ha la squadra più forte della mia, l'attaccante bronzo. Dovrebbe essere una cosa del genere. Però signori, FC Capelle. Ma guardate le bestie. Vamos, signori. Però guardate gli scambi, signori. Incredibili. Incredibili. E corri. E corri, grande scambio. Ibor. Mamma mia, che bestie. Che bestie. Mamma mia. Occhio Manese. Questo corre una cifra. Guardate Cavarré che pippa. Occhio Dai Borra. Ma Aroy già si è fatto male. Vai Aroy. Vai Aroy. Di fisico. Di pene. La telecamera non riesce a prenderli tutti. Sono troppo alti. Attenzione cross. Bravo Money. Mamma, guardate la differenza con la traversa. E arriva la traversa. Cioè, come puoi non prenderla di testa? Cioè, i rinvii dovrebbero essere una cazzata. Invece no, tu non ci arrivi, ma sei pipa forte. Ma qui il minimo tocco è fallo. Cioè, fatemi capire. Occhio Amata, dai Money. Se te la butta, se te la butta sotto l'incrocio, la prendi tu, eh. Che fa? 3 ore dopo è saltato. Crouch, incredibile. Va bene. Dai, scatta Crouch. Di fisico. Ma che palle. Mamma mia, che scambi, signori. Che scambi di merda. Attenzione, attenzione. È passato Crouch. Che pippa. Che pippa. Ma come fai a giocare ancora a pallone? Sei stato sempre un bidone assurdo. Come fai a guadagnare tutti quei soldi? Sei una pippa. Oh, Aroy. Aroy, incredibile. Aroy è passato. Aroy, non ci credo. Aroy. Ecco, sembrava strano, eh. Cioè, era un miraggio. Ah! Ma Traoré è una pippa, non ne prende una di testa. Allora, devo vincere una cazzo di FIFA Challenge. Mi impunto adesso, ok? Devo vincere una FIFA Challenge. Fino alla fine di FIFA 15, una FIFA Challenge. La vincerò, Crouch! Tira! Fine primo tempo, signori, è una partita di merda. Più di quello non so che qual è il dopo la cacca che c'è di più schifoso. O il vomito? O la cacca è più schifosa? Non so, scrivetemelo nei commenti. Mamma mia, guardate i colpi di tacco. Guardate i oh mio Dio, che azione. Vabbè, ma devi farmela finire. Occhio a Mane non passi. Ti rompo le gambe. Tutte e tre. Corri Traoré. Oh, l'ha presa. Ma se non c'era quello stronzo lì. Oh, l'ha presa di testa. Incredibile. L'ha presa di testa e dentro. Crouch di testa. Scusate l'urlo. Ma perché Traoré non va di testa? Il tuo scopo nella vita qual è? Se non... Ok, lo stop è paragonabile a quello di Padoin. Però va bene. Va bene un cavolo! Chi è stato? Voglio il nome, il cognome, classe data. Occhio! Dei pali morti! I lampioni potete farli voi, altro che aggiustarli. Mi mettete lì in piedi, mi mettete la lampadina in testa e è a posto, perfetto. Corri, Traoré di merda. Ma tutti Traoré sono pippe. Vai Crouch. E vai. Che sta succedendo? No, non vincerò neanche questa. E finisce qui, signori. Perdiamo 1-0 con la squadra più alta di FIFA. Vabbè, che dobbiamo fare? Era difficilissimo perché sono dei pali morti. E i rinvii neanche di testa la prendono. Cioè, è pazzesco. Sono finti alti. Vabbè, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, commentate qui sotto scrivendomi la prossima FIFA Challenge da fare. Lasciate un mi piace, mi raccomando, se vi piacciono questi tipi di serie. Io spero che vi
video vi sia piaciuto, se fosse così lasciate un mi piace, commentate, condividete, mi raccomando, iscrivetevi alla mia pagina Facebook, al mio profilo Instagram, tutto sotto in descrizione. Tra poco sicuramente uscirà lo speciale dei 700 iscritti, signori, grazie a tutti. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e video finito da gente è tutto. Ciao, voglio!